Ciao a tutti, oggi ci troviamo in una delle mie città preferite, benvenuti a Torino. La partenza della corsa di oggi è da Piazza Vittorio Veneto, proprio in pieno centro, la piazza degli aperitivi. Lasciandoci la piazza alle spalle, guardando il Po, abbiamo attraversato la strada, girato a sinistra e imboccato la via ciclabile che dai Murazzi costeggia il Po. All'orizzonte vediamo l'obiettivo di oggi, la Basilica di Superga. L'obiettivo di oggi è particolarmente sfidante, non tanto perché Superga sia lontana o ci sia un grande dislivello, ma perché è tardi, sono già le 19, ho lavorato tutto il giorno e ho potuto liberarmi soltanto ora per l'allenamento quotidiano. Spero quindi di riuscire ad andare e tornare prima che faccia buio. Terminata la camminata dei Murazzi, abbiamo preso le scale e proseguiamo per il lungo Po Antonelli. Per raggiungere Superga dobbiamo attraversare il Po. È possibile farlo in più punti, io ho scelto di farlo sulla passerella Chiaves, si dirà così, Carrara. Abbiamo già percorso 2,5 km. Dopo essere passati sotto Ponte Sassi, si prosegue per Viale Tommaso Agudio. Agudio o Agudio, problemi di accenti. Boh. È proprio l'ora di punta, c'è un sacco di traffico. Ora imbocchiamo la strada comunale di Superga per raggiungere il sentiero 28 che ci porterà fino alla Basilica. Abbiamo percorso poco più di 4 km, imboccata la strada comunale per Superga, incomincia anche la salita, si capisce anche dal fiatone. In questo punto il traffico è anche diminuito, in compenso c'è solo un piccolo marciapiede, per cui prestate attenzione. Dove il ciclista arranca, il runner inserisce la modalità Daie, il trail runner paura non ne ha. Dopo quasi 1 km di salita, e insomma, niente male. Peccato solo per il marciapiede che si continua a spostare da una parte all'altra della strada. Cinque chilometri e mezzo, svolta a sinistra, abbandoniamo la strada e prendiamo il sentiero 28. Primi metri in discesa, ma è solo un breve momento di relax perché tra poco si ricomincerà a salire verso la basilica che poco fa vedevo in alto sopra di me. Sentiero 28 al primo bivio tenuto alla destra eppure al secondo. Indicazioni molto chiare, impossibile sbagliare. Nel frattempo è scattato il sesto chilometro e si comincia a salire sul serio. Attenzione in questo punto, i sentieri 28 e 29 di nuovo si dividono. Il 29 raggiunge Superga da questa parte, ma io avevo detto che avrei preso il 28, che è quello che sale di qua, e mi sa che me ne pentirò. Poi magari al ritorno scenderò per il 29. Equivale la citazione, mi trovai ad un bivio e scelsi la strada meno battuta. Quasi al settimo chilometro, in questa pace, in questo silenzio assoluti, ci sono solo i cinguetti degli uccelli e una moto in lontananza. Chi lo direbbe che siamo a pochissimi chilometri dal centro di Torino? Si intravede la basilica tra i rami degli alberi, credevo mancasse meno, e invece c'è ancora un bel pezzetto, però penso che il peggio sia passato. In questa tratta finale si sovrappongono i sentieri 27 e 28, infatti guardando i segni che sono diventati blu e rossi, pensavo di aver sbagliato, invece no, tutto regolare.
usciti dal bosco, ultimo tratto di strada asfaltata fino alla basilica, manca pochissimo. E dopo quasi 5 km di salita, finalmente eccoci. Arrivati in vetta alla Basilica di Superga, nonostante sia una bella giornata, c'è comunque un po' di foschia, abbiamo il sole in fronte, si fa fatica ad apprezzare il panorama sulla città di Torino. Quasi 9 km per arrivare fino a qui, è il momento di tornare verso il centro. Per fortuna siamo a fine maggio, quindi le giornate sono lunghissime. Ripercorro al contrario il sentiero, ovviamente adesso è quasi tutta discesa. Oh! Ritornato a questo punto praticamente in un attimo, penso di non aver capito benissimo il tracciato del sentiero 29, sono arrivato qui di nuovo percorrendo il sentiero 28, che è lo stesso che ho fatto all'andata, ora continuerò in questa direzione verso la città, anche perché non vorrei sbagliare strada visto che è già ora di cena. Adesso ho capito, in questo punto il 28 e il 29 si riunivano, solo che non me lo ricordavo. Imprevisti del trail running, c'era una coppia di cinghiali in mezzo al sentiero che non aveva la minima intenzione di farmi passare, quindi ho preferito fare dietro front e anche alla svelta, e ora ho preso un altro sentiero. Questa volta dovrebbe essere davvero il sentiero 29 che mi riporta verso la città, ma in un altro punto. Nell'ultimo chilometro penso di aver fatto il personal best. Qualche casa sulla mia destra mi fa tirare un sospiro di sollievo. Sono risbucato alla Civiltà, al confine con San Mauro Torinese. Ora 5 km per ritornare in piazza Vittorio Veneto. Dunque, non era solo per lo spavento di essermi trovato una coppia di cinghiali di fronte a me sul sentiero, ma quanto il fatto che, visto che non potevo proseguire, avrei dovuto rifarmi di nuovo tutta la salita fino a Superga per poi scendere dall'altro lato. Insomma, visto che già si stava facendo tardi, non ne avevo moltissima voglia. Tutto sotto controllo, siamo tornati in viale Tommaso Agudi o Agudio, che dir si voglia. Tra enormi nuvole di moscerini scatta il 15° chilometro. Praticamente scendendo lungo il sentiero 29 ho saltato la tratta della strada comunale di Superga. Ritorniamo a costeggiare il Po. Forse nel video sembra più buio di quanto lo sia in realtà, però c'è anche da dire che sono le 21, ormai passate da qualche minuto, e l'illuminazione non è ancora accesa. Rieccoci alla passerella, che invece è molto ben illuminata. Poco fa noi eravamo là sopra, là. Si ripercorre tutto all'incontrario, direzione Murazzi. E voilà, luci accese anche sul lungo Po Antonelli. Lungo la via dei Murazzi scatta il 17° chilometro. In realtà mi sono accorto che avevo fermato il GPS e poi non l'ho fatto ripartire, quindi probabilmente mi sono perso qualche centinaio di metri, dopo controllo quanti sono.
Il 18° chilometro scatta in piazza Vittorio Veneto. Arrivati. In realtà sarebbe qualcosina in più, ma fa niente. Dunque, piccola recensione del percorso di oggi dal centro di Torino alla Basilica di Superga. Molto molto bello, non particolarmente difficoltoso. Certo, in alcuni tratti non si riusciva a correre con facilità, bisognava camminare, ma anche quello fa parte del gioco. Così come fa parte del gioco l'imprevisto coi cinghiali sulla via del ritorno, quando ero praticamente quasi arrivato alla fine del sentiero. D'altronde colpa mia, perché il tramonto è proprio il loro orario, ma io non potevo fare diversamente. L'itinerunning di oggi da Piazza Vittorio Veneto Torino alla Basilica di Superga, andata e ritorno 18 km, finisce qui. Nella descrizione del video potete trovare il link per guardare e scaricare la traccia GPS e ripercorrerlo. Da Torino è tutto, grazie per l'attenzione, alla prossima e buone corse!